La celebrazione eucaristica a cui insieme abbiamo partecipato si carica oggi di un particolare significato, in quanto segna l'inizio non soltanto dell'anno accademico 2014-2015, ma anche di un nuovo triennio di guida e di orientamento per la Pontificia Università Antoniana, simbolicamente inaugurato con l'insediamento del nuovo rettore. E rivolgendomi a tutti voi per la prima volta in veste di rettore della nostra cara università, sento anzitutto il desiderio di ringraziare chi mi ha preceduto, il professor Martín Carbajo Núñez, che è stato dal 2012 rettore facente funzione. Grazie padre Martín, grazie professor Carbajo per la grande dedizione di cui ha dato prova e per la competenza con cui ha guidato l'Antoniana. Alla lode e al rendimento di grazia a Dio per quanto è stato realizzato anche in questi ultimi 10 anni di attività accademica, desidero porgere i miei auguri ed esprimere i miei ringraziamenti a chi è stato ed è incaricato di portare avanti questa nostra università. Marco Nobile, Johannes Battista Freier, Priamo Ezzi, Martín Carbajo, Suor Mary Melone. Credo che allo stesso tempo vogliamo in questo momento ringraziare un frate dell'università che prima della nomina della Suor Mary Melone ha servito come rettore magnifico facente funzione fra Martín Carbajo Núñez. Voglio riconoscere il suo servizio e lui continua come professore all'università. Vogliamo ringraziare Fra Martín Carbajo per il suo servizio.